è uscita la banlist ufficiale di Yu-Gi-Oh! Che è entrata in vigore ufficialmente da lunedì 20 gennaio e non sarà aggiornata prima del 30 di marzo 2020. La banlist ha portato un completo reset del meta totale, ha distrutto qualsiasi cosa presente su questo mondo e quell'altro. Gli hit sono stati, tra le bandite, ben 9 carte. In tutta la banlist abbiamo ben 34 hit, 34 colpi in banlist, quindi 34 modifiche. Però le 9 bandite sono Aurore Arcus Extra, Colosso Drago del Tuono, Pesar Metalfosi Electrumite, Ib la Giudice Calice del Mondo, Mago delle Tempeste, Entità Esterna Azathoth, Salamagna Stallon Miraggio, Fusione Brillante e Assaltatrice del Cielo Mobilitazione Ingaggiare. Per le limitate abbiamo Pericolo Nessi, Dino Wrestler Pancratopo, Servitori di Endymion, Vero Re Litosagim il Disastro, Carta dell'Oblio, Diagramma Draconico, Nel Vuoto, Gela dell'Avarizia che torna a 1, Luce di Secca e Red Reboot. Per le carte a 2 abbiamo Diva del Mare Profondo, Guidatore del Mondo Sotterraneo e Controllamente, e invece per le carte liberate a 3 abbiamo Drago Armato Scuro, Debug Cinella, Gela della Mutazione, Artista Magus Giocoliere del Danno, Virus Infetta Tribù, Assaltatrice del Cielo Asso Kagari, Libro della Luna, Lancia Alza Rango Magico di Cavalieri Fantasma, Avvertimento Solenne e Risucchio dell'Anima. Io ho già espresso i miei pensieri per quanto riguarda questa banlist. Black Velocity ha fatto una reaction e ha espresso i suoi pensieri nella live reaction, quindi trovate tutto sul canale. Però adesso palla a voi, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate di questa banlist, se siete felici, e rispondete qua sopra al sondaggio, soprattutto se siete contenti che sia uscita questa banlist e cosa avrete intenzione di fare ora. Insomma, scrivete tutto qua sotto nei commenti e rispondete al sondaggio qua sopra, voglio sentire anche la vostra. Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo episodio dello Yu-Gi Giornale. Come al solito vi ricordo di passare da qua sotto per iscrivervi al canale se non lo siete già, e vi ricordo anche che in descrizione sono presenti i link per il profilo Instagram e per il gruppo ufficiale Telegram. Quindi ragazzi, passate da qua sotto, vi divertirete. Sono arrivati degli aggiornamenti da parte di Konami stessa per quanto riguarda delle modifiche interne su espansioni, su Rush Duel, insomma delle nuove notizie che ad alcuni piaceranno ma a tanti altri no, e io faccio parte di quelli a cui non piaceranno. Incominciamo dalle espansioni, sono state eliminate le rare, quindi di conseguenza ogni pacchetto a partire da Eternity Code conterrà ben 8 comuni e una foil. Aumenteranno il numero di carte foil presenti in ogni box, quindi di conseguenza le super aumenteranno di una decina all'incirca, credo, mentre le ultra e le secret saranno una in più. Ci sarà una in più di carta prismatica, che adesso ha il suo nome vero e proprio, cioè Star qualcosa, con le stelle c'ha a che fare. Quindi questa rarità finalmente ha un suo cazzo di nome, e le comuni ovviamente aumenteranno. Inoltre, da quanto dice la Konami, non ci saranno più delle carte short print. E questa è una ammissione di colpa per dire che, ahimè, le carte short print esistono. E ora ve lo mettiamo in culo, perché vi diciamo che non esisteranno più, quindi magari vi rilassate, dimenticate il fatto che c'erano le short print, ma noi comunque le short printiamo comunque, perché onestamente parlando ragazzi, chi si fida della Konami? Chi? In ogni caso, questa secondo me è una buona cosa. Avrei preferito che magari togliendo le rare e togliendo le common avrebbero inserito tipo le star foil, le shatter foil di nuovo, perché sono dei tipi di rarità che sinceramente apprezzo, le mosaico anche,
le ultimate al posto di quelle cazzo di prismatiche strane, che le ultimate sono molto più belle di quelle cose là. Ma no, no, le ghost a me fanno cagare, però cioè non si vedono più le ghost, rimettetele le ghost se proprio volete fare una realtà nuova che sia da collezione. In ogni caso è una cosa che sinceramente apprezzo, perché almeno aumentano le aumenta la foilatura. Si arriverà prima o poi ad avere delle bustine completamente foil, dei set completamente foil. Spero che le star foil e le shatter foil diventino delle rarità ufficiali nelle espansioni o nuove carte, perché io sinceramente le adoro come rarità. E poi avere tutto foil è più figo, è più bello. Ok, magari i costi aumentano, però vabbè. In ogni caso è una cosa che apprezzo, questa, perché oltre a questo sono arrivate diverse altre informazioni che non mi piacciono per niente, ma proprio zero, del tipo che Ignition Assault sarà l'ultima espansione ad avere uno sneak peek e ad avere delle edizioni speciali. Perché? Allora, sulle edizioni speciali ci si può anche andare sopra, e comunque le edizioni speciali sono semplicemente delle scatolette che ti fanno pagare al prezzo di 3 bustine, perché c'hanno 3 bustine dentro e c'hanno delle carte promo. Non ci saranno più le carte promo. Ok, va bene, non sono due carte che cambiano la vita. Alla fine le edizioni speciali si prendevano per le bustine, molto semplicemente, e perché di solito c'era un pool più alto per quanto riguarda le carte secret o le carte più importanti. Quindi posso pure andare sopra questa cosa, no? Ma gli sneak peek, esattamente gli sneak peek, perché? Allora, che hanno fatto di male questi sneak peek? Allora, la loro idea sostanzialmente è sostituirli con un evento di lancio, dove del tipo, penso che rimanga una cosa del genere, del tipo che tu prendi 5 bustine ma duelli con il tuo deck. Quindi sostanzialmente non hanno detto nulla di specifico per quanto riguarda questa cosa, però penso che abbiano eliminato gli sneak peek per spendere di meno, perché gli sneak peek li costringevano a spedire tappetini in giro per il mondo, playmat in giro per il mondo, e non dovendo più fare questi si risparmiano un botto di soldi. Ma peccato che gli sneak peek fossero uno degli eventi più belli di rilascio che organizzasse la Konami. Perché eliminarli? Sinceramente non mi piace come cosa. Aspetterò delle notizie per quanto riguarda il nuovo metodo di sneak peek, però sinceramente è omologarsi a Magic o agli altri giochi dove ci sono semplicemente degli eventi di rilascio, la trovo un'idea veramente pessima e di cattivo gusto. Gli sneak peek erano originali, erano belli, sbustavi 5 bustine, giocavi con quello che trovavi nelle bustine. Purtroppo l'ultimo sneak peek ce lo dovremmo godere con Ignition Assault. Pazienza, non ho parole veramente. È una cosa che non mi piace per niente. Purtroppo mamma Konami ha deciso così, vuole spendere di meno e va bene. Però Konami, se devi spendere di meno non facendo gli sneak peek, perché non vuoi fare sti cazzo di pezzi di gomma con della stoffa sopra, se vuoi spendere meno perché non vuoi fare ste cose, almeno veramente rispetta la parola data sulle short print e non far apparire più le short print nelle bustine, per piacere, perché comunque la gente te le compra le bustine, anzi te le compra ancora di più se non ci sono carte short printate. Ultimo aggiornamento che hanno dato è riguardante il Rush Duel. Adesso non so quanto prenderlo con le pinze, però hanno detto che Rush Duel per il momento sarà un'esclusiva OCG. Questo cosa vuol dire? L'OCG è il lato asiatico del gioco, quindi di conseguenza il Rush Duel per il momento sarà delimitato soltanto a Giappone, Cina, zona Asia, insomma. E questo mi fa pensare, no? P-Duel uscì contemporaneamente all'incirca sia in Giappone che in TCG, che sarebbe tutta la parte atlantica, quindi America, Europa, insomma tutta quella parte lì. Per quale motivo Rush Duel uscirà prima in madrepatria e zona asiatica
e poi potrebbe non uscire in TCG. Semplicemente questa cosa mi fa pensare al fatto che loro, vedendo il fallimento di Speed Duel, abbiano intenzione di perdere meno soldi possibili. Quindi è probabile che decidano di vedere prima di tutto come va il Rush Duel in madrepatria, per poi portarlo nel caso in TCG. Penso che dal momento che l'anime non parte nello stesso momento, sia in Giappone e in vicinanze che in TCG, allora potrebbe uscire il Rush Duel in concomitanza con l'inizio dell'anime in Asia e successivamente, quando uscirà l'anime in TCG, uscirà anche Rush Duel in TCG. Però prima si prenderanno ovviamente del tempo, quindi di conseguenza, nel caso l'anime arrivi in Giappone, adesso non so se c'è qualche data, non so nulla, però nel caso arrivi in Giappone, mettiamo un mese per aprile, è probabile che da noi arrivi verso settembre-ottobre, e quindi di conseguenza loro avranno un arco di tempo nel quale verificare se effettivamente il Rush Duel è un tipo di gioco che ha riscontro in Giappone e quindi portare quel tipo di prodotto anche da noi. Insomma, sostanzialmente sarà un esperimento. Ci conviene portare Rush Duel nel resto del mondo? Se va bene in Giappone, sì, lo portiamo nel resto del mondo. Se non va bene in Giappone, lo stronchiamo lì e lo lasciamo solo nell'anime. Io la vedo così, però penso che sinceramente arriverà Rush Duel, perché comunque i giapponesi giocano a tutto, quindi di conseguenza è abbastanza difficile che non vogliano giocare a Rush Duel. Ditemi anche, per quanto riguarda questa cosa, che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Niente. Spero che esca il prima possibile, perché sinceramente mi incuriosisce Rush Duel e sono curioso di provarlo. Reparto Ignition Assault. Questo weekend si terrà lo sneak peek. Vi ho spiegato tutto per quanto riguarda IGAS. Arriverà il video se conviene comprare IGAS oppure no, se conviene puntarci oppure no. La banlist ha cambiato tutto per quanto riguarda questa espansione e le prossime, ecco, in particolare, e anche la prossima espansione da 5 carte. Però ora di cosa parliamo? Parliamo delle carte che sono presenti come promo nelle edizioni speciali. Infatti abbiamo Uncharted Twins Sarama, che è un'anticipazione di Etco, perché Sarama uscirà in Etco, ma uscirà comune, quindi di conseguenza uscirà Foil Super da IGAS, dalle edizioni speciali, il che mi piace come cosa, perché tutto sommato Akai è un mazzo quasi completamente foil, quindi non potevi dargli la carta soltanto in stampa comune, deve essere anche foil. Quindi abbiamo Uncharted Twins Sarama, abbiamo Gouki Guts, abbiamo Cybers Accelerator e Gouki Destroy Ogre. Gouki Guts e Uncharted Twins Sarama sono le anticipazioni di due carte comuni che ci saranno in Eternity Code, mentre Cybers Accelerator e Gouki Destroy Ogre sono delle carte che erano uscite in OCG e che non erano ancora arrivate da noi. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti di queste carte promo. Finalmente Akai adesso potrà giocare al suo massimo potenziale, perché sostanzialmente queste sono tutte le carte Akai per ora presentate e sono veramente veramente buone. Soprattutto Sarama è ottima come carta, insieme ovviamente al 3000 che è uscito con, cioè, che uscirà con IGAS, Ignition Assault. Comprerete Ignition Assault? Scrivetemelo qua sotto nei commenti e scrivetemi anche se siete felici di queste promo delle edizioni speciali. Secret Slayers è un pacchetto che uscirà il 4 marzo 2020 ed è uno di quei pacchetti speciali con dentro tre archetipi nuovi di zecca e solo carte super e secret. Conterrà 40 super e 20 secret e gli archetipi li abbiamo già visti in un Yu-Gi-Oh! Giornale passato. Andiamo a riscovare quell'archetipo pianta, l'archetipo zombie e l'archetipo roccia nuovi. L'archetipo roccia si chiama Adamantia, però non vi dico tutti gli effetti di tutte le carte, perché al momento che è stato presentato quasi interamente vi farò più in là un'introduzione completa ad Adamantia.
Mentre per l'archetipo zombie è stata presentata soltanto una carta, invece per quanto riguarda l'archetipo pianta non è stato presentato assolutamente nulla, abbiamo soltanto l'artwork della ragazzina con i fiori in mano. In ogni caso, per l'archetipo zombie abbiamo il boss monster, quello che è stato fatto vedere diverso tempo fa, cioè abbiamo Eldritch the Golden Lord, livello 10, luce, zombie, mostro con effetto, attacco 2500, difesa 2800. Puoi utilizzare il primo e secondo effetto di carte con lo stesso nome di questa soltanto una volta per turno, quindi hard once per turn. Il primo effetto dice che puoi mandare questa carta ed una spell trap dalla tua mano al cimitero, successivamente targettare una carta sul terreno e mandarla al cimitero. Secondo effetto dice che se questa carta è nel nostro cimitero, possiamo mandare una spell trap che controlliamo al cimitero, aggiungere questa carta alla nostra mano e successivamente evocare specialmente un mosso zombie dalla nostra mano. E se lo facciamo fino alla fine del turno del nostro avversario, guadagna 1000 di attacco e di difesa. Inoltre, non può essere distrutto dagli effetti delle carte. Sulla carta in sé non mi posso esprimere bene, perché comunque l'archetipo non è stato completamente rilasciato. Ma in ogni caso, un supporto per un mazzo zombie generico? Secondo me no. Bisogna vedere insomma che cosa succederà, che cosa verrà presentato nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece Adamantia, è un mazzo stupendo e lo vedrete nel video che farò per quanto riguarda il focus on sul mazzo in sé per sé. E ragazzi, aspettatevi di tutto, perché il mazzo è veramente veramente carino e gira veramente veramente bene. Bene ragazzi, il video finisce qui. Per quale motivo? Perché è finita il primo quarto del nuovo format, cioè hanno rilasciato la banlist e adesso comincerà un nuovo format. Non ci sono tornei competitivi questo weekend, perché, signore e signori, tutti si devono concentrare sullo sneak peek di rilascio di IGAS. Scrivetemi qua sotto se ci andrete allo sneak peek di rilascio di IGAS. È veramente interessante come espansione, quindi io vi consiglio di farci un salto, assolutamente. Quindi non c'è nulla per quanto riguarda gli sports, non ci sta YCS, non ci stanno regionali in Italia, quindi di conseguenza, signore e signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo, come di consueto, domani alle 15 con un nuovo video. Spero di portarvi il prima possibile il video dell'apertura di 50 booster pack. Però, nel caso, domani è molto probabile, nel caso non esca l'apertura del 50 booster pack, che ci vedremo con i mazzi migliori dopo la banlist di gennaio 2020. Quindi, signore e signori, noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi!